Allora succede che lui tre pezzi me li faccia riascoltare, anche più volte, e io magari riesco a sceglierne uno, mi guarda, mi piace più il secondo. Lui prende il primo e il terzo, li strappa, li butta dentro. Ecco, il mio grande rammarico in tutti questi 31 anni di lavoro insieme, di non averlo mai costretto a conservare i temi che scartavo, perché erano bellissimi. E lui li strappa, li butta lì, è incredibile. Però può accadere che io gli dica, mi piace l'inizio del 2, ma mi piace lo sviluppo del pezzo numero 3. Allora lui fa aspetta, e li combina, e li trasforma, e talvolta da 3-4 pezzi ne facciamo un ennesimo, che si nutre di tutti i pezzi che lui aveva. È un lavoro bellissimo, di pazienza anche, di tempo. E quindi se tu pensi che la musica debba essere fatta solo all'ultimo minuto e hai fretta perché devi andare a fare diciamo un'altra cosa, allora sì, ti devi accontentare e basta. Altrimenti lavorando si può, pur non essendo un musicista, anzi io credo che uno dei segreti del nostro rapporto sia proprio nel fatto che io non conosco il suo mestiere, non sappia chiedergli le cose come gliele chiederebbe un musicista. Se conoscessi la cultura espressiva tipica di un musicista, secondo me il nostro rapporto non avrebbe avuto questa forza, perché lui si sarebbe sentito invaso. Invece lui preferisce reinterpretare il mio balbettio allegorico a cui ricordo quando gli devo esprimere qualcosa, lui coglie e lo trasferisce nel suo linguaggio, quindi è la convivenza di due linguaggi diversi. Questo è commento. Che non penso di un film che ha fatto, ricordo il titolo del film, quel pezzo non sta andando niente bene. Canta uno, mi ricordo quando, e dico, adesso mi ricordo, quello tipo ti ricordo. Questo, lo sai che facciamo, mi ha detto, lo mettiamo nel titolo di coda. Più suonava nel titolo di coda. Che era? Quindi a tutti i dialoghi, le voci, di tutti le persone. Beh no, tu confondi, non è un pezzo che lui non gli è, al contrario, durante la registrazione, ecco questo è un altro esempio del nostro modo di lavorare, durante la registrazione di Paria, a un certo punto io insieme ho messo un errore, c'è una scena che avrebbe bisogno di musica, io invece non te l'ho chiesto. Lui mi disse, ma non c'è qualche tema degli altri che si possa adattare, se no ci vorrebbe una cosa specifica. Lui mi disse, che vuoi? Che ci vuoi? Ma dicevo una cosa molto semplice, molto un'atmosfera tonale, serena, con un leggero movimento interno, ma non inquieto. No? Io uso questo tipo di fraseggio. Lui ha preso un pezzo di carta, chiamo il copista, nel frattempo noi abbiamo registrato altri pezzi, poi il copista arrivò, lui ha lesso il pezzo e in Bahia è quando la mannina porta i bambini alla chiesa a guardare l'affresco che c'è sull'abside, dove una delle figure rappresentate è suo marito quando era bambino, quindi lei porta il bambino a vedere il padre quando era bambino. E quel pezzo lì era bellissimo ed era solo lì. Allora gli disse, è talmente bello questo pezzo che mi dice, peccato che dobbiamo metterlo una volta sola. Mi disse, pensaci. E a un certo punto gli dissi, cambiamolo, trasformiamolo e lo usiamo nel titolo di coda, come lo abbiamo trasformato. Ricorrendo a un'idea che avevo durante la scrittura del copione, di cui io avevo parlato con Ennio, c'è un brano musicale all'interno del quale inserire suoni realistici della mia vita bagheria, quindi le onde del mare ma di Asper, la campana della chiesa vera,
i carretti che camminano sul corso principale, voci, la voce di mio padre, la voce di mia madre, del poeta Ignazio Buttitta, di Giuseppe Speciale, tutte le persone importanti della mia vita. E lui disse: facciamolo lì. Allora abbiamo ripreso quel pezzo che lui aveva scritto in niente, in nulla, in due minuti, e abbiamo inserito questi suoni, e quello è il pezzo dei titoli di coda. Ecco, questo è un esempio per come lavoriamo insieme. Poi in genere io non ti dico mai, tranne quel caso lì che mi dice: questo non va bene, non ti dico mai non va bene, ho un mio modo di grazie.